Tutti benvenuti a questo incontro andiamo avanti con una giornata ricca di incontri con straordinari personaggi e adesso ne abbiamo uno eccezionale che si occupa, si occupa e ci racconterà e parleremo di un tema che è felicità e cruccio per ognuno di noi il tempo ma questo personaggio è un grande fisico uno degli autori della scoperta del famoso bosone di Higgs al CERN di Ginevra, quindi è un grande scienziato. Guido Tonelli. Possiamo. Guido, eh, Guido Tonelli ha scritto vari libri, ma l'ultimo della serie è appunto dedicato al tempo. Il tempo è un argomento magnifico, tremendo allo stesso tempo, no? e quindi eh, tu lo hai affrontato pensando a, in direzioni diverse, cogliendo quello che, è, è quello che il nostro pensiero ci prospetta, ma anche la dimensione fisica, le spiegazioni del perché, perché gli scienziati cercano di definire che cosa sia il tempo, cercano di padroneggiarlo. Insomma, perché hai scritto un libro sul tempo? Intanto buon pomeriggio a tutti e grazie per le belle parole, sempre un po' esagerate quando ci sono queste presentazioni. Eh, il libro sul tempo l'ho scritto perché mh, ho in mente una trilogia. Quindi eh, ho scritto prima Genesi, eh, che è un libro che racconta l'origine universo, e, e poi tempo, il terzo non ve lo dico, è ancora una sorpresa, arriverà fra un po' di tempo, ma l'idea di base è questa, di scrivere eh, in una forma colloquiale, quindi come mh, con il linguaggio che usiamo quando siamo a cena e mi chiedi qualcosa di argomenti scientifici, diciamo, abbastanza ostici, eh, come si discute fra amici, eh, cosa sa oggi la scienza di l'origine universo, genesi, la questione del tempo questioni che intrigano l'umanità da millenni e che sono dentro ciascuno di noi. Questa è la cosa che ha comune, cioè ciascuno di voi, ciascuno di noi, cioè non solo gli scienziati, non solo neanche le persone che hanno, avuto, che hanno qualche interesse per la scienza, anche persone che odiano la fisica e odiano la scienza, prima o poi, eh, da bambini o da adulti o in un momento di felicità o in uno di sconforto, eh, si è posto questa questione, cos'è il tempo, perché scorre in questa maniera ineluttabile, cosa stiamo vivendo, qual è la differenza fra passato, presente e futuro, è reale o è un artefatto, e cosa si potrebbe fare per fermare il tempo, esiste un metodo per contrastare questo flusso no? inarrestabile. È una delle questioni che... Ha interessato l'umanità da sempre, non a caso i Greci hanno eh, mitizzato con questa figura di Cronos eh, il titano che divora i propri figli, li divora perché gli è stato predetto che uno l'avrebbe spodestato, li lacera, li squarta. C'è questo quadro, quadretto piccolo di Goya che è veramente bellissimo e orribile, no? un'immagine proprio cruenta e che rappresenta in maniera castica, fortissima, eh, la paura che il tempo sgretoli ogni cosa, sgretoli noi e sgretoli le nostre creature, cioè i nostri figli, cioè le cose che facciamo, le nostre opere, non solo noi ma anche la progenie in senso lato. Eh, L'idea, il sogno di uccidere Cronos, cioè di liberarsi da, questo, da questa condanna, è antichissima, ha no? attraversato il pensiero filosofico, artistico, ehm, religioso, scientifico, diciamo da 2500 anni. E la cosa che mi, mi, mi intriga e che mi, che mi, mi spinge tuttora a ehm, girare intorno a questa questione è che forse da questa ehm, paura, da questa angoscia terribile, Forse da lì sono nate le cose più belle che l'umanità abbia proposto. No? È proprio per costruire qualcosa di immortale che è stata affrescata la prima caverna. No? Non, non lo sapremo mai, ma con tutta probabilità la, la spinta a costruire qualcosa di bello, o una teoria del mondo, o un mito delle origini, o una grande costruzione scientifica, o una grande costruzione religiosa, o una poesia. Non è altro che il tentativo di costruire qualcosa che sopravviva a noi, no? che uccida Cronos in questo senso. E allora in questo in quest aspetto diciamo, di condanna e di sogno di riscossa eh, si può interpretare alla luce di questa, di questa guida il pensiero filosofico, l'elaborazione sul tempo, e qui io né nel libro né qui avrei né le capacità né il tempo di farlo, perché è una riflessione molto profonda. La cosa su cui mi sono concentrato è quello che sa la scienza del tempo, cosa ci dice la scienza moderna sul tempo, cosa abbiamo scoperto del tempo, come possiamo rispondere alla domanda cos'è il tempo. Questo lo possiamo fare. Lo possiamo fare con immagini, teorie, concezioni molto più immaginifiche, molto più creative di qualunque costruzione di fantasia. Questa è la cosa che mi, mi entusiasma per certi versi. Cioè quello che ha scoperto la scienza, le, le teorie che sono state sviluppate intorno alla questione del tempo, è qualcosa che sfida la fantasia, sfida la fantasia delle persone comuni, sfida la fantasia degli scienziati. Anche noi abbiamo difficoltà a capire quello che ci dice la scienza moderna sul tempo. E quindi affrontando da questo punto di vista la questione del tempo, cerco di dare un contributo a una specie di fissazione che ho, e cioè che in un'epoca in cui la scienza, la conoscenza, gioca un ruolo che sarà sempre più importante nella società, condividere, non divulgare, ma condividere con la mia comunità, con i miei simili, con i miei concittadini le cose che sappiamo rende tutti, tutta la comunità, più adatta ad affrontare le sfide del futuro. Se leggete quel libro non cambierà nulla, ma sono sicuro il vostro punto di vista cambierà, cambierà il punto di vista sul tempo e quando cambia qualcosa di queste proporzioni, in realtà cambia tutto. Vi accorgerete lentamente, piano piano, che cambiando il punto di vista qualcosa è scattato nella vostra esistenza che vi fa vedere le cose in una maniera diversa. E mi arrivano mail, telefonate, messaggi che vanno in questa direzione. Sono felice di questa cosa perché è esattamente questa sensazione che mi piacerebbe condividere con la mia polis, come dicevano gli antichi greci. Ecco, però voi scienziati, cercando di definire il tempo, avete anche spesso cambiato idea, ovviamente, e questo a dimostrazione delle difficoltà di padroneggiare anche l'idea stessa del tempo, per cui siete passati da un tempo assoluto come quello di Newton a un tempo completamente diverso che è quello relativo di Einstein. Ecco, che cosa è cambiato? Era giusto l'uno... È sbagliato l'altro? O viceversa? Come si passa in questa contrapposizione violenta? Direi. Sì, questa è una bella domanda proprio perché, eh, vedete, noi siamo qui, no? ci siamo messi d'accordo e tutti abbiamo seguito la stessa idea di tempo, no? quello che è misurato dagli orologi o dai cellulari. Ci vediamo al Teatro Verdi alle ore 18 no? di questo particolare giorno, venerdì 15 ottobre. Benissimo. Quindi vedete. Il concetto di tempo che usiamo nella vita quotidiana funziona e va benissimo. No? Quindi la scienza moderna non ha scoperto che questo concetto di tempo è sbagliato. Attenzione. Tuttavia diciamo, ha messo in discussione la possibilità di estendere questo concetto di tempo ad altri ambiti. Qui ho bisogno di una piccola digressione. Cioè perché abbiamo il senso del tempo? Ce l'abbiamo come ce l'hanno molti animali, non solo i mammiferi, molti animali, addirittura gli insetti, perché è uno strumento di sopravvivenza. Cioè il nostro cervello è organizzato in una maniera da organizzare tutto quello che ci accade in una sequenza temporale, in un prima, durante e un dopo. No? Questa sequenza non è qualcosa di specifico degli umani, è una sequenza che probabilmente abbiamo ereditato. Dall'evoluzione naturale, da specie che ci hanno preceduto da milioni di anni su questo pianeta. Ne abbiamo bisogno perché solo così riusciamo a stabilire sequenze causali. No? Cioè, ehm, un gruppo di diciamo, Neanderthal va eh, a esplorare una foresta, si trovano delle bacche, uno mangia queste bacche nuove, e il giorno dopo eh, sanguina e muore. E I membri del gruppo capiscono che c'è una relazione casuale, ha mangiato le bacche, è morto no? e quindi si sta lontani da quelle bacche. Cioè, senza organizzare gli eventi in una sequenza temporale, non saremo qui non saremo sopravvissuti. Non si va ad abbeverarci a quella pozzanghera di sera al tramonto perché ci sono belve feroci. Vedete la correlazione luogo, spazio, tempo e no? Qualcosa che i neuroscienziati hanno studiato con grande dettaglio, non c'è un senso specifico del tempo, è il cervello che organizza gli altri sensi in maniera che noi costruiamo la nostra esperienza del fuori da noi in una sequenza temporale. Pensate, è così forte che addirittura i sogni sono organizzati in sequenze temporali, i ricordi ad ogni, no? gli odori, c'è cioè un insieme di studi inequivocabili su questo. La scienza la fisica non mette in discussione questo, mette in discussione l'arroganza di chi pensa che questa idea di tempo, che è quella che abbiamo tutti, no? c'è una specie di orologio universale, una specie di Big Ben che fa il tic-tac per tutti, e noi ci regoliamo con quel tic-tac e organizziamo le nostre sequenze. Questa idea cioè di tempo absolutus, come diceva Newton, cioè indipendente dagli avvenimenti. No? Gli avvenimenti non hanno nulla a che fare con il tempo, non incidono sul tempo, non cambiano il tempo. Va bene? Questa idea guida le nostre azioni quotidiane. No? Nessuno di noi pensa che radunandosi qui, oggi abbiamo modificato il fluire del tempo in questo teatro. Perché? se l'abbiamo fatto, è talmente minuscolo che nessuno strumento di misura lo potrebbe misurare. No? Quindi tutti ragioniamo come se gli avvenimenti, una guerra, un aereo che vola, un episodio, un incontro fra uomini di Stato, avvengono e sono indipendenti, assoluti, rispetto al tempo e allo spazio. Altro pregiudizio. La stanza in cui si fa la cena rimane una stanza di 6 metri per 5 e per 2,70. E il fatto che abbiamo radunato a cena gli amici non cambia le dimensioni della stanza. Se io passeggio nella stanza avanti e indietro, la stanza rimane esattamente di quelle stesse dimensioni. Va Vedete, vi sto portando però in un terreno pericoloso. Perché pericoloso? Perché dicevo dell'arroganza, no? del pregiudizio, cioè questo senso del tempo, che poi è quello diciamo, sviluppato da scienziati e filosofi. Del Seicento, una specie di età dell'oro, l'età di Newton o di Kant, era l'età in cui eh, le persone della strada, gli artigiani, eh, i religiosi, i filosofi e gli scienziati avevano tutti la stessa concezione del tempo, quella che usiamo anche, anche noi oggi. Il tempo assoluto, lo spazio assoluto e indipendente dagli avvenimenti. Una specie di teatro, ecco, siamo in un teatro. Un, un teatro che non cambia a seconda dell'opera che viene rappresentata. No? Se c'è la Turandot o se c'è la Carme, il teatro è sempre lo stesso teatro. E il tempo in questo teatro fluisce a prescindere dall'opera che nel teatro viene rappresentata. Questa idea è in qualche modo ancora radicata in noi, anche se da cento anni si è rotta questa Età dell'Oro. Perché si è rotta? Attenzione, piccola parentesi. Il fatto che sia tutto sommato recente, questa, questa perdita del paradiso terrestre, chiamiamolo così dal punto di vista concettuale, fa sì che abbiamo resistenza a incorporare i nuovi concetti. No? Cento anni sembrano tanti, ma in realtà sono pochi. No? Vi faccio un esempio per capire. La musica contemporanea è difficile da, da capire, bisogna no? che passino decenni. Anche chi ama la musica ha difficoltà ad educare l'orecchio no? alla a Stockhausen per esempio no? cioè, nonostante si stia parlando di musica di 70 anni fa vedete cioè, non è anomalo che concetti nuovi in campo musicale in campo artistico impieghino decenni prima di diventare senso comune no? così è per la fisica forse anche a maggior ragione cento anni fa cosa si scopre non si scopre che il senso del tempo che abbiamo è sbagliato si scopre che Quel senso del tempo lì non funziona quando tu ti allontani dagli angoli tranquilli in cui vivi la tua esistenza, come scimmia antropomorfa che occupa il pianeta Terra. Quindi finché sei sul pianeta Terra e non ti allontani da lì, non vai a cercare angoli remoti nell'infinitamente piccolo dove si muovono particelle elementari, o non vai a cercare angoli del cosmo molto lontani in cui sono presenti corpi enormemente più massicci della Terra e del Sole. Finché stai lì puoi usare quel senso del tempo, che è un'approssimazione valida, ma quando vai ad esplorare quegli ambienti, ambienti in cui non ci sono corpi di 80 kg come il mio, che se va bene potranno andare a fare l'esperienza lì di Jeff Bezos e volare a qualche decina di migliaia di chilometri all'ora, ISS, no? gli astronauti, 20.000, 30.000 chilometri all'ora velocità ridicola rispetto alla velocità della luce, una particella minuscola, un elettrone, un protone può viaggiare a frazioni di velocità della luce con estrema facilità, quindi vedete nel nostro mondo non ci siamo mai mossi a grandi velocità e quindi abbiamo pensato che il tempo e lo spazio non avessero nessuna relazione con la velocità con cui ci si muove, oppure non ci siamo mai allontanati dalla Terra, sì, siamo arrivati sulla Luna, ma è lì a un passo, 300.000 chilometri. Non abbiamo mai esplorato zone dello spazio in cui sono presenti masse mostruose che fanno impallidire la massa del Sole, e in cui si verificano fenomeni per cui, quando c'è un'enorme massa, lo spazio-tempo, il tempo, viene deformato. Ecco, vedete. L'arroganza è di pensare che lo stesso concetto di tempo che usiamo per i nostri appuntamenti valga di vicino a un buco nero o vicino a una grande massa. Non avendo mai sperimentato di persona cosa succede quando si è a una massa di quelle proporzioni, un buco nero è un oggetto, fate conto, di non so, 10, 20, 30 masse solari, no? non abbiamo esperienza che in quelle condizioni il tempo è molto diverso da quello a cui siamo abituati. E qui la difficoltà la difficoltà cioè di impadronirci di un concetto perché non ne abbiamo fatto esperienza. Eh, delle volte scherzo e, e dico, io al CERN di Ginevra vedo particelle, per esempio muoni o anche protoni, eh, nel caso specifico muoni sono particelle che decadono, che muoiono, che, che non sono stabili, no? e decadono dopo due milionesimi di secondi o poco più, ma se le accelero, se le faccio viaggiare a grande velocità, io vedo queste particelle che vivono mille volte di più, 10.000 volte di più. Questa non è una teoria astratta, la verifichiamo quotidianamente. Allora è difficile da capire perché nessuno di noi ha visto un vicino di casa che fa jogging tutte le mattine, no? vivere 80.000 anni. Se questo succedesse, saremmo tutti a correre tutte le mattine. No? Non avendo avuto esperienza degli effetti relativistici sul tempo, abbiamo difficoltà a capirli. Non ne abbiamo mai toccati per mano, non ne abbiamo mai visti per mano. Perché? Perché le nostre condizioni di corpo macroscopico, quindi che non può correre alle velocità tipiche degli oggetti microscopici, che è sempre stato vicino alla Terra, in un angolo tranquillo del cosmo, vicino al quale non ci sono grandi corpi celesti massicci, quindi che non può vedere gli effetti macroscopici del... Della, della, della curvatura dello spazio-tempo dovuta alla massa, ci ha fatto estendere per arroganza questa nostra concezione del tempo a quelle, a quelle regioni. Nel momento in cui però esplori quelle regioni devi buttare la concezione che usi abitualmente e adottarne un'altra. Tu fai un esempio nel libro concreto e dimostri, calcolando che l'astronauta Samantha Cristoforetti, che viaggia, ha viaggiato a 28.000 km orari, con questa velocità ha guadagnato 10,4 millisecondi di vita e è ritornata a casa più giovane. No? Ecco, tutto questo mondo però ha finito per influenzare anche altre culture, per esempio l'arte. Tu citi gli orologi molli di Salvador Dalì, quindi c'è un influsso in questa esplorazione del tempo che non a caso tra l'altro ha trasformato Einstein in un divo, e a cento anni di distanza e più è ancora un grande personaggio, anche se quello che lui ha scritto è solo riservato a voi, pochi eletti, naturalmente. Ecco, questo rapporto tra la fisica e, e la vita e le altre culture, come si può gestire? Eh, questo, questo è molto interessante perché ehm, diciamo, vi ho raccontato eh, che. Agli inizi del Novecento c'è stata questa rottura di questa armonia magica fra scienziati e senso comune. No? E Einstein per primo, dovendo cercare di capire cosa succede a un, un elettrone che emette un fotone. Un elettrone che sta viaggiando e emette un fotone a che velocità va il fotone, e se non c'è nulla che può andare a velocità maggiore di C, c'è un problema. Lui sta già viaggiando, sta già muovendosi ad altissima velocità, frazione di C. Emette un fotone che viaggia a C, a che velocità va questo oggetto? Questo va contro il senso comune. Per cui, se io sono su un'automobile che sta viaggiando e lancio una bottiglia, non bisogna mai farlo, ma supponiamo che uno lo faccia in campagna, la bottiglia viaggia, è molto pericolosa perché viaggia alla velocità dell'automobile più quella della bottiglia. Quindi, no? se 50 km all'ora è la velocità dell'automobile e 30 quella della bottiglia, la bottiglia tocca il suolo a 80 km all'ora. Questa è un'esperienza di tutti. Ma se parti dall'idea che la velocità della luce sia il massimo, di colpo scopri che non funziona più. No? Quindi Einstein non aveva nessuna intenzione di scoprire la, la realtà generale, lui voleva, cercava di evitare le, le contraddizioni. Per evitare quella contraddizione diceva ma allora io la velocità non, di questo oggetto non può aumentare. E siccome non può aumentare, che cos'è la velocità? La velocità è spazio diviso tempo. Allora vuol dire che se la velocità non aumenta cambiano lo spazio e il tempo. Guardate, è di una... La soluzione trovata nel 1905 è elementare, geniale, ed è come tutte le cose geniali, poi elementare. Dico, no? se io non posso superare C, vuol dire che si modificano lo spazio e il tempo. Eccolo qua, patatrac, è già è fatto tutto. No, spazio e tempo intanto diventano la stessa cosa, vedete, si, si aggregano, si uniscono, non sono più indipendenti. E poi dipendono dalla velocità. Noi non abbiamo mai visto quegli effetti che lo spazio e il tempo si deformano, cioè uno si allunga, l'altro si contrae, perché non ci siamo mai mossi a grande velocità. Ma se ci si muovesse a grande velocità, vedremo questi effetti, vedremo no, che non sono uno scenario imperturbabile. Io correndo ad alta velocità vedo la stanza cambiare dimensioni, vedo il tempo scorrere in maniera diversa rispetto a un osservatore che sta fuori. I due osservatori, quello in movimento e quello fuori, vedono i tempi muoversi, gli orologi muoversi a una velocità diversa. E ancora più eclatante è quello che scopre dieci anni dopo, quando cerca di capire che succede nelle grandi distanze, come se facesse un salto, no? cioè ora ho capito cosa succede nelle piccole distanze e vado nelle grandi distanze cosmiche. E con la teoria della relatività generale, nel 1916 lui scrive un'equazione destinata a rimanere nella storia, che si può tradurre così, diciamo, che spazio-tempo sono la stessa cosa, sono due aspetti della stessa cosa, deformano massa-energia. Massa-energia sono altri due aspetti della stessa cosa. Vedete? Relatività generale. Io, se metto un pezzo di massa o di energia in uno spazio-tempo, questo spazio-tempo non è indifferente. Non è uno scenario che rimane lì e disinteressato alla presenza di massa-energia. La massa-energia lo incurva. Certamente per vedere questa incurvatura devi mettere una massa-energia mostruosa, perché lo spazio-tempo è una cosa rigida. Vedete, qui si entra veramente nel complicato. Primo, non è più assoluto ma dipende da quello che succede. Quello che succede è in relazione con lo scenario. Non c'è uno scenario asettico e indifferente. Il teatro partecipa all'opera, si deforma, si muove qui dentro a seconda di quello che succede, cambia tutto. Seconda cosa, lo spazio-tempo è una sostanza materiale. Questa è una delle cose più eclatanti, più incredibili. Cioè ci si è interrogati per millenni su cos'è il tempo e si scopre che è, è come questo, questo oggetto qui, come una poltrona. Vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Cioè questa è una delle cose meno messe in luce anche nei libri e che mi, e che mi sono, quando mi sono messa a scrivere, dico, ma bisogna raccontarle è troppo bella questa cosa, no? Perché è bella? È bella perché di colpo l'universo diventa una cosa semplice, no? L'universo... Due ingredienti, spazio-tempo, massa-energia. Come si fa un universo? Distribuisci massa-energia nello spazio-tempo, eccolo lì, quello lì è un universo. La massa-energia deforma lo spazio-tempo, lo spazio-tempo deformato fa muovere la massa-energia, e vengono fuori le galassie, i pianeti, i sistemi solari e così via. È geniale! Vedete, queste cose si possono raccontare senza equazioni. Se uno poi le vuole approfondire, ci sono bellissime equazioni e bellissimi esperimenti, ma. I concetti di base, come, come l'emozione di una grande bella musica, anche se uno non la capisce in tutti i suoi elementi, diciamo, possono essere fatti propri da tutti. No? Questa cosa che lo spazio-tempo è una sostanza materiale che non ce ne siamo accorti perché è talmente rigida, no? Che ci sembrava immutabile, vedete? Vedete? No? Non è che si dice quello che abbiamo capito fino ad ora era sbagliato, era giusto per quel mondo in cui vivi, è sbagliato se lo estrapoli all'universo. No? Non essere arroganti, non puoi pensare che l'intero universo funzioni nello stesso modo con cui funziona la tua vita ordinaria, perché sono cose talmente diverse no? che non ti devi stupire che li vigano regole diverse. Queste regole fanno ovviamente ehm, caponare la pelle, cioè quando si comincia a dire è una struttura materiale, vedete già questo fa vacillare, che cambia in relazione agli avvenimenti. Allora, guardate, fermiamoci un secondo, vedete io in questo momento, alzando questo bicchiere, ho cambiato tutto l'universo. È una cosa spaventosa, no? Cioè ho cambiato la posizione di una massa nello spazio-tempo, no? l'ho allontanata dal centro della Terra. L'intero universo, no? in forma impercettibile, trascurabile, immisurabile, quindi come fisici possiamo dire chi se ne frega, è come se risentisse della posizione istantanea di tutte le altre masse dell'intero universo. Il mio orologio in questo momento segna un orario, va a una velocità che risente del fatto che sono vicino alla terra, del fatto che ci sono masse vicino a noi, distanti da noi, molto distanti da noi. Questa struttura materiale che mette insieme tutto, collega tutto in questo modo. Ovviamente non ci siamo mai accorti di questo perché gli effetti sono talmente piccoli che se a uno venisse in mente di misurarli, gli direi eh, lascia perdere, no? Però per esempio, vi faccio un esempio che è meno eh, banale di quello di cui stavo parlando, siamo in grado oggi di misurare, usando orologi molto precisi, la differenza di altezza. No, Se io ho un orologio molto preciso qui e lo metto qui, 10-20 cm più alti, questo orologio, il tempo in questo orologio va a una velocità diversa dal del tempo dello stesso orologio che era messo, Diciamo 20 cm più in basso. No? Ovviamente sono misure talmente piccole che non influenzano la vita di ciascuno di noi. No? Ma per esempio influenzano i GPS. Per esempio, se vuoi sviluppare un sistema di triangolazione preciso, non puoi ignorare questi effetti se metti una catena di satelliti a. 30.000 km di altezza che stanno viaggiando a una certa velocità in cui gli effetti relativistici non possono essere trascurati, e se vuoi una grande precisione. Se vuoi sapere il ristorantino eh, che ti è stato consigliato dall'amico, se vuoi girare dopo 20 metri, eh, devi avere una precisione di qualche metro. E per avere una precisione di qualche metro, usando un segnale, luminoso, un segnale elettromagnetico che viaggia a C fra questi due punti, ecco che quegli effetti che nella vita quotidiana sono del tutto trascurabili, diventano tecnologie. Allora, queste cose per certi versi hanno cambiato le tecnologie, no? sono entrate in, nei dispositivi che hanno cambiato la vita di tutti noi. Eh, senza meccanica quantistica e relatività, eh, nessuno dei dispositivi della, che, che gestiscono telecomunicazioni, cellulari, Computer, ospedali, aerei, navi, automobili, funzionerebbero. No? Eh, non si troverebbero i vaccini. Cioè, per, per studiare un vaccino, per studiare un virus, bisogna fare delle modellizzazioni, bisogna fare delle difratometrie. De, per, per studiare un farmaco che vada bene per il vaccino, devi sapere come sono collocate le molecole, gli atomi dentro la molecola, i siti attivi, tutte cose che senza meccanica quantistica e relatività, diciamo, tu non le potresti fare semplicemente. Ma la cosa che mi piace sottolineare è che questo cambiamento che ha prodotto diciamo, una società irriconoscibile rispetto a quella di cento anni fa è niente rispetto al cambiamento culturale. No? Tu dicevi, Salvador Dalì, gli orologi liquidi, no? Il, che, che, gli orologi molli, insomma che sembra una fetta di camembert, lui dice che mi sono ispirato al camembert che stavo mangiando con Gaia la sera, in realtà però lui voleva incontrare Einstein, aveva letto del, de quello che si discuteva in, in ambiente scientifico nei primi anni 30. Eh, diciamo, relatività e meccanica quantistica cambiano il punto di vista dell'umanità nel suo complesso. No? Gli scienziati per primi introducono delle idee completamente nuove. Ma poi guardate un attimo, ora a cento anni di distanza, tutta la cultura del Novecento: no? eh, la pittura, la, la, la letteratura, eh, insomma, la cultura in generale, Freud, Jung, eh, Dalì, Picasso, Fontana, Kokoschka, eh, Pirandello, Strindberg, Schoenberg. Metteteci dentro tutto, lo vedete che quel cambiamento di punto di vista. Nel rapporto con la materia, con l'universo, in realtà si riflette in un diverso rapporto con noi stessi e con i nostri simili. È cambiato tutto. La scienza, quando cambia punto di vista, è come se producesse un terremoto. No? E inizialmente non succede niente, ma a distanza di qualche decennio non solo vengono fuori tecnologie del tutto impensabili, ma cambia il nostro modo di vedere il mondo. E come dicevo prima, nel momento in cui cambia il tuo modo di vedere il mondo, si innesca una trasformazione, le cui conseguenze sono spesso difficili da prevedere. Ed è quello che sta succedendo, che si chiama modernità, ed è quello che continua a succedere. Cioè, non è che questo meccanismo è finito e ora non succede più. Siamo ancora nel mezzo di questo meccanismo. Beh, eh, al di là comunque di queste spiegazioni, eh, magari temporanee forse appunto ce ne saranno altre sicuramente, il tempo ha avuto un'origine e forse avrà anche una fine. È possibile? Beh sì, una delle cose che si è scoperto con, eh, in quell'1-2 no, del 1905-16 eh, la relatività generale è stata in realtà la cosa più eclatante proprio perché ha prodotto eh, conseguenze inimmaginabili per il suo inventore quindi pensa non solo inimmaginabili, a cui Einstein ha resistito. No? Cioè lui quando scrive quell'equazione eh, non immagina che sta scrivendo che c'è stato un inizio del tempo e dell'universo. Glielo fa notare un giovane fisico che trova una, una, una soluzione dipendente dal tempo, no? Soluzione dipendente dal tempo, detta così sembra una cosa tecnica, dice vabbè, embe, vuol dire che in quell'equazione che collega spazio-tempo ed energia c'è una dipendenza dal tempo, vuol dire che c'era un tempo in cui non c'era spazio-tempo e non c'era energia, c'era un tempo in cui non c'era il tempo. E Einstein era così eh, riluttante ad accettare questa conclusione che reagì malamente. Eh, nei confronti di questo giovane scienziato che era Georges Lemaitre, che gli chiedeva se aveva sbagliato qualcosa, dice controlli i miei conti perché a me mi viene questa roba e può darsi che io abbia sbagliato qualcosa, dice noi i conti sono giusti ma la conclusione è abominevole. Perché dice abominevole? Quindi quasi offensivo verso questo giovane ragazzo. Abominevole perché, nonostante tutto, Einstein rimaneva aristotelico. Cioè, vedete, i pregiudizi, anche i grandi scienziati sono prigionieri di pregiudizi. Cioè, la mente più immaginifica de degli ultimi 200 anni era convinto, come bias, come convinzione incosciente, eh, che l'universo fosse sempre stato, eterno ed immutabile. Non è molto diverso dalla... Dalla concezione aristotelica, no? cioè, nonostante il, il, questo, questo ardire di pensiero ehm, creativo, laterale su tutto, rimaneva prigioniero del pregiudizio. Questo che vediamo intorno è sempre stato e sempre sarà. E lui si rifiutava di pensare un universo che non fosse in equilibrio. Tant'è vero, introduce una costante nelle sue equazioni per mantenerlo in equilibrio no? perché pregiudizio. Il sistema deve essere in equilibrio, invece no, il sistema non è in equilibrio, c'è una dipendenza dal tempo, devi accettare quello che poi Hubble troverà sperimentalmente, che vedi le galassie che si allontanano dallo spazio-tempo, che gonfia, che lievita come un dolce, che continua a crescere. E, e allora l'unica possibilità, pensando di, di, di girare il film all'indietro, è che c'è stato un momento in cui eh, diciamo no, questa espansione questa espansione mostruosa, si è concentrata in un punto, nasceva da un punto, il Big Bang. Questa è stata l'origine della teoria del Big Bang, stiamo parlando della prima metà degli anni del secolo scorso. Quindi viene, vedete, il paradosso, no? cioè, lui scrive la teoria e la teoria dice attenzione, c'è stato un tempo in cui non c'era il tempo. Il tempo, che insieme allo spazio è una sostanza materiale, è stato creato insieme alla massa e all'energia 13,8 miliardi di anni fa. Oggi ci una quantità enorme di evidenze scientifiche di questo risultato. Ma agli inizi del secolo scorso c'era molta riluttanza fino agli anni 50. Il nome Big Bang è stato inventato per dileggio perché c'erano molti scienziati che consideravano questa una teoria strampalata. No? Ci si è dovuti arrendere quando le evidenze sono risultate insomma, indiscutibili. E anche lì, ancora un'altra sorpresa, questa Einstein non ha vissuto a lungo per vederla è venuta negli ultimi trent'anni la sorpresa di capire come fa a nascere l'universo. Il pregiudizio che si aveva negli anni 50 o 60 del secolo scorso era che per far nascere l'universo ci voleva una grande quantità di energia. Cioè dovevi mettere in un punto, come dice Calvino, dove c'è la Massaia che impasta, no? dovevi mettere lì tutto quello che c'è nell'universo. Quindi in quel punto c'era un'enorme quantità di energia. E questo non si capiva con quale meccanismo poteva... Venire fuori questa energia. E allora si pensava, beh, forse il nostro Big Bang è l'ultimo episodio di una serie infinita di Big Bang e Big Crunch, no? cioè di espansioni: no? nasce l'universo, si espande, si espande, si espande, la gravità piano piano rallenta l'espansione e poi torna indietro. No? Tornando indietro, finisce il tempo. Ecco come poteva essere no? l'idea di molte filosofie indiane hanno questa no? questa su suggestione di no, una, una serie di, 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 di creazioni e distruzioni, no? Vishnu che danza, la, la, la creazione e la distruzione insieme con le stesse, le stesse modalità. In realtà non è così, si fanno osservazioni, teoria bellissima, ma non funziona, non funziona per niente, perché non si vede nulla che rallenta, anzi si vede tutto che accelera. Questo è un altro dei misteri della fisica moderna. Noi sappiamo che il nostro tempo non finirà, cioè continuerà teoricamente all'infinito. Cioè il nostro tempo, cioè lo spazio-tempo del nostro universo, no? non tornerà indietro, cioè continuerà indefinitamente la sua corsa, a meno che non intervenga qualche meccanismo del tutto sconosciuto. Quindi non è pensabile la fine del tempo. Può finire l'universo, inteso come ambiente dinamico in cui possono nascere pianeti, sistemi solari, forme di vita fino ad essere intelligenti, quello potrebbe finire, ma non il tempo come sostanza materiale che contiene questa massa di energia. Quindi si capisce questo, ma nel momento in cui si fanno misure più accurate, ecco che di colpo si capisce una cosa del tutto inaspettata, cioè che il nostro universo ha energia nulla. Spazio-tempo e massa-energia, se le metti assieme, non c'è bisogno di energia per creare spazio-tempo e massa-energia assieme, è come se fossero due oggetti complementari, qui forse lo yin e lo yang ritornano delle, delle culture filosofiche cinesi e orientali in generale, potrebbero essere usati come, come esempio, no? Cioè, per produrre massa e energia devo consumare energia, ma se la metto nello spazio-tempo, que... massa e energia nello spazio-tempo produco energia negativa e mi ritorna. Diventa zero, pari, bilancio. Viene... Nasce gratis. Lo spazio-tempo insieme alla massa e energia possono prodursi da soli, spontaneamente. È uno stato di vuoto che si trasforma nostro universo è diventato uno stato di vuoto, stato di vuoto bellissimo, guardate qui che meraviglia ci abbiamo intorno, ma è ancora uno stato di vuoto che si è prodotto senza consumo di energia, si è prodotto gratuitamente, diciamo spontaneamente, per fluttuazione del vuoto. Queste cose Einstein non le poteva neanche immaginare, come non poteva immaginare che quelle sue intuizioni, che lo spazio-tempo può oscillare, e trasportare energia a grande distanza, le onde gravitazionali, oppure che nello spazio-tempo ci sono oggetti talmente massicci da impedire alla luce di uscire, i buchi neri, cose che la sua teoria prevedeva, che qualcuno aveva proposto come soluzioni, ma per le quali lui stesso pensava che fossero semplici curiosità matematiche. Oggi sappiamo che non è così. È inevitabile che questo pensiero del tempo faccia anche impazzire, nel senso che la storia ci ha dimostrato che ci sono degli avvenimenti come la comune di Parigi, nella quale i personaggi, gli attori del momento rifiutano anche la stessa idea del tempo e vogliono rimodellarlo, cancellarlo per scriverne uno nuovo, cambiano i nomi delle stagioni, eccetera, eccetera. Ecco, questo rapporto con il tempo... Pone tantissime domande, ovviamente. Per esempio, una delle più comuni si parla della freccia del tempo, questa freccia del tempo che ci porta sempre avanti, sempre verso un domani. È una cosa che voi cercate di descrivere anche, ma è verosimile? È un'altra vaghezza teorica del vostro mondo? o è una realtà, questa fatidica freccia del tempo? Sì, diciamo, questo fa parte, eh, diciamo, è, è normale, è successo più volte nella storia. La rivoluzione francese è un esempio recente, la Comune di Parigi ancora più recente, in cui i, un cambiamento sociale, ehm, un cambiamento d'epoca, eh, comporta un cambiamento del tempo. No? Non a caso eh, il calendario eh, venne cambiato. Eh, non a caso, gli operai parigini, quando ehm, eh, insorsero, ehm, sfasciarono gli orologi perché gli orologi erano diventati uno strumento con cui la loro vita era praticamente governata. No? E nella rivoluzione industriale, eh, il tempo spezzettato sminuzzato diventa il tempo che definisce la tua vita, no? in tutti i tuoi dettagli, comprese le. Questo è vero oggi ancora di più, le mansioni elementari con cui viene no, organizzato il lavoro nella produzione industriale. Quindi questa idea di costruire una nuova società in cui ci sarà un nuovo tempo, no, è un'idea che attraversa tutti i momenti, diciamo, rivoluzionari, no, in cui si immagina un mondo nuovo in cui anche il tempo sarà organizzato in maniera diversa. In questo aspetto si riconosce l'antico la, eh, sogno, no? cioè di eh, uccidere questo Moloch no? inarrestabile che sembra avanzare senza pietà e sembra demolire, eh, demolire tutto. Noi oggi per esempio ehm, abbiamo l'impressione di dominare il tempo perché l'abbiamo sminuzzato, no? siamo in grado di misurarne frazioni infinitesime. Però attenzione, abbiamo il tempo ovunque, no? ogni oggetto contiene un clock. Fateci caso, no? ecco, siamo circondati da una miriade di eh, clock che definiscono tutte le nostre attività, no? definiscono l'uso di tutti gli strumenti, di tutte le nostre funzioni. Insomma, siamo ancora prigionieri del tempo. Forse lo siamo più di prima. Forse lo siamo più di prima. Cioè, ehm, è sempre più raro la, diciamo, il, il, le occasioni in cui, anche mentalmente siamo eh, liberi dall'idea del tempo. No? Siamo, siamo sempre mentalmente a dire cosa dobbiamo fare ora, fra un'ora, fra domani, fra una settimana. No? Questo meccanismo di gabbia è tuttora eh, in funzione, è tuttora presente. E la cosa che ovviamente eh, intriga di più, quella che più inquieta, è questa idea della, eh, no? della freccia ineluttabile. No? Della freccia che l'arciere Zen scocca e che sta per arrivare al cuore, quella freccia parte lentamente, eh, ma prima o poi colpisce il bersaglio. No? Parte lentamente, quindi, quando sei giovane la ignori, la puoi ignorare, che ci sia un arciere lontano che ha scagliato una freccia, puoi anche far finta di nulla. No? Quando però cominci diciamo, a sentire qualche acciacco, a vedere qualche ruga sul, sul viso, chiunque comincia a fare. No? un ragionamento e chiunque, chiunque di noi eh, si lamenta del, 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 del quanto poco tempo, quante cose avrebbe ancora da fare, anche diciamo eh, no, un, un signore mi ricordo un signore intervistato alla televisione di 103 anni che diceva mi piacerebbe vivere ancora perché avrei ancora molte cose da fare e, e mi piace molto questo atteggiamento questo, questo no, spirito di, di utilizzare bene il tempo che, eh, che resta ma Collegata a questa ansia c'è appunto l'idea di, di, di riuscire a trovare un meccanismo per fermare questa freccia. C'è un meccanismo per fermare l'arciere o per distruggere la freccia? Questo è un punto su cui diciamo, si è interrogato la letteratura, la filosofia, la scienza stessa. La scienza diciamo, dà risposte purtroppo abbastanza tristi, quindi non, non posso eh, dare uno spiraglio di eh, consolazione il motivo è semplice diciamo, perché dal punto di vista eh, di principio diciamo, sistemi molto elementari no? per sistemi molto elementari quindi sistemi composti da pochissimi componenti eh, puoi pensare di eh, invertire la freccia del tempo no? questo lo possiamo fare e lo facciamo con alcune particelle elementari se hai la l'accortezza di cambiare insieme al tempo anche la carica e la parità, cioè altri elementi, altre simmetrie, insomma che qui ora non sto a discutere, però si può fare in modo che ci sia una totale reversibilità, mettiamola così, no? cioè puoi andare in avanti e puoi andare indietro, diciamo, un processo, poi ovviamente questo richiede energia, cioè tu puoi l'entropia locale di un, di un sistema. Non è detto che debba crescere sempre, cresce sempre l'entropia dell'universo. L'esempio più semplice è il frigorifero che abbiamo in casa: no? il frigorifero è freddo, quindi l'entropia lì no? eh, non cresce, però cresce la bolletta della luce e cresce il calore della cucina. Quindi l'entropia dell'appartamento è aumentata in un particolare, per avere in una particolare zona dove ci tieni le verdure e il formaggio diciamo la temperatura più bassa. Sistemi purtroppo e eh, qui la brutta notizia è che purtroppo sistemi complicati come siamo noi, cioè noi siamo, dicevo prima, oggetti macroscopici fatti da un numero molto grande di componenti. Questo ci dà dei vantaggi, ma purtroppo ci dà anche degli svantaggi. Cioè il fatto di essere fatti da un numero così complicato di componenti fa sì che non ci sia verso che non ci sia modo di pensare di poter invertire tutti i processi elementari no, che avvengono nel nostro corpo continuamente. Nessuno lo potrebbe fare, questo lì si va proprio contro i principi della fisica. Cioè, non è che dici io sono Jeff Bezos, ho un sacco di soldi, tu spendi tutti i soldi che vuoi e invertimi l'entropia in maniera che io ringiovanisco anziché invecchiare. No? Alcuni di questi lo vogliono fare, stanno. Dando fuori di testa malamente, cioè, diciamo, avere tanti soldi non li, non li tiene al riparo dalle, dalle schizofrenie. Ma è impossibile. Diciamo. Noi possiamo rallentare questi processi di invecchiamento oppure eh, diciamo, dobbiamo accettare comunque che questi processi sono inevitabili. Perché sono inevitabili? Perché si va verso sistemi più semplici, cioè. Alla fine quello che noi chiamiamo morte, che non è un argomento troppo allegro, è un processo di ossidazione. No? È un processo di ossidazione che è più semplice dei processi vitali che tengono in vita un, un, un organismo complesso. Quindi è inevitabile che no, ci sia, noi lo chiamiamo degrado, ma è una semplificazione è una, una struttura in che, è, che è in maggiore equilibrio con l'intero ambiente, perché va verso una condizione in cui l'energia è distribuita in maniera meno eh, anomala, meno, più democratica, no? più eh, distribuita in maniera uniforme su tutti gli elementi. Quindi lì no, non c'è scampo, diciamo, dobbiamo rassegnarci che eh, eh, diciamo, ci si può consolare con... Eh, diciamo, le, le, qualcuno lo fa con le cure estetiche, qualcuno lo fa con... Eh, tenendosi in forma con attività sportiva le creme, i prodotti di bellezza sono usati dall'antichità fin da, dagli antichi egizi ma eh, guai a pensare di eh, no, fermare o eh, eh, invertire la freccia del tempo diciamo le leggi della fisica purtroppo non lo consentono l'orologio biologico rimane assoluto in questo caso ma c'è un luogo ci sono tanti luoghi nell'universo dove il tempo sembra scomparire come tutto il resto, cioè i famosi buchi neri. Ecco, perché succede? Che cosa succede in queste circostanze dove tutto sembra distruggersi, collassare, e quindi anche il tempo svanire, forse? Sì, questo, questo fa parte di quel modo di vedere le cose nuovo che bisogna cercare di adottare per capire. No? È un'altra delle conseguenze delle equazioni di, di Einstein che lui. Eh, è stato, era stato informato da Schwarzschild che era eh, un fisico che era tenente comandava un battaglione di artiglieria nella prima guerra mondiale e, e negli intervalli dei combattimenti aveva ricevuto questa equazione e trovò una, una soluzione sferica all'equazione. No? Soluzione sferica cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho eh, una massa concentrata no? Eh, lo spazio-tempo intorno si deforma secondo questa relazione e lui aveva trovato che se in questa massa potevamo eh, concentrare, una, in questa regione potevamo concentrare una massa enorme, eh, la forza di attrazione gravitazionale, cioè la deformazione dello spazio-tempo che ne derivava, sarebbe stata così violenta da impedire anche alla luce di uscire e quindi venivano chiamati all'inizio stelle nere cioè stelle che non producevano luce, non luminose, erano oggetti già ipotizzati da, da, un, da un pastore, diciamo, un, da un paio di... Insomma, si discuteva delle stelle nere da tempi di Newton in qualche modo. Però ora con questa teoria ecco che le stelle nere potevano diventare oggetti compatibili con le leggi della fisica. Eh, per praticamente eh, 50 anni nessun fisico credette che quella soluzione fosse reale, cioè che a quella soluzione matematica corrispondesse un oggetto reale. Perché? Perché nessun processo della fisica consentiva di concentrare in un raggio così piccolo tutta quella massa. No? Quindi avevano ragione gli scienziati, dicevano questa soluzione non è una soluzione realistica, perché? Perché non potrai mai mettere, che ne so, in 200 km di diametro, faccio un esempio di un buco nero, 200 km, non è che sia una grande distanza, è piccolo il buco nero, ci metto 30 masse solari. Ecco, non ce la fai a mettere 30 masse solari, perché prima di riuscire a farlo, inneschi delle reazioni, che sono reazioni nucleari, che producono calore, che tengono tutto diciamo, in uno stato che non ti consente di fare questa operazione. In realtà la natura ha eh, dimostrato che eh, diciamo, questi stati si possono creare, si possono creare alla fine della vita di stelle molto massicce, non si sapeva allora che potevano esistere stelle di 50 masse solari, di 100 masse solari, nessuno lo poteva immaginare ai tempi di Einstein. E quando questi, in queste situazioni le stelle diciamo, finiscono, esauriscono il combustibile nucleare, si passa per fasi diverse, fra cui anche ogni tanto una stella di neutroni, ma insomma in alcuni casi la forza di gravità è talmente violenta da comprimere la massa in una regione minuscola no? e non sappiamo esattamente lì cosa succede, non abbiamo la più pallida idea, ma buchi neri sono stati prima ipotizzati come oggetti celesti, oggetti reali, oggetti astronomici reali da Penrose e Hawking, infatti Penrose è stato premiato col premio Nobel l'anno scorso, no? e sono stati i primi a dire guardate che questi, bisogna cercare questi oggetti perché nel nostro universo può darsi che ci siano. In effetti sono stati trovati, se ne, stati trova, ne sono trovati in abbondanza. In realtà, attenzione, ehm, sono mh, rari, non sono eh, frequenti come le stelle, ma sono molto meno rari di come si pensava. E sono così meno rari che si, addirittura si è visto che due buchi neri si possono in, incontrare piuttosto frequentemente, eh, da, dalla collisione fra due buchi neri. È nata la prima rivelazione di onde gravitazionali eh, e anche lì nessuno immaginava che esistessero corpi celesti di queste dimensioni e che potessero incontrarsi, perché un buco nero era un oggetto piccolo, quindi la possibilità di incontrarne un altro avviene solo se c'è una certa densità, se, se non sono così rarissimi no? come si pensava inizialmente. Oggi si è visto che ce ne sono abbondanti, rari ma non rarissimi. E soprattutto si è visto che popolano le galassie al centro dei nuclei, cioè praticamente al centro di ogni galassia c'è un enorme buco nero. Eh, se i buchi neri che avevano prodotto le onde gravitazionali erano di 30 masse solari, eh, Sagittarius A, il buco nero al centro della galassia, la cui scoperta ha prodotto il Nobel e gli altri due astronomi premiati con Penrose, quello ha massa di 4 milioni di masse solari. Ci sono buchi neri come M87 che pesano una galassia lontana al cui centro c'è un buco nero gigantesco che pesa miliardi di masse solari, miliardi. Allora voi ora dovete immaginare in queste regioni che non sono piccole, per esempio M87 ha l'orizzonte degli eventi, quindi la zona oltre la quale non riusciamo a capire cosa succede perché non riesce a sfuggire nessuna informazione, nessun raggio di luce, nessuna informazione dall'interno. Che è grande quanto l'intero sistema solare, cioè potrebbe contenere eh, tutto il sistema solare fino a Plutone. Voi quindi immaginate una zona dell'universo grande. Il nostro sistema solare, insomma, non è, non è un piccolo angolino. No? In questo, queste sono le dimensioni di quell'oggetto lì. No? La cosa ancora più strabiliante, in questa. la teoria attuale, quello che sappiamo attualmente dei buchi neri, dice che la massa. Non è concentrata uniformemente, cioè non è una sfera nera in cui ogni centimetro cubo c'è un'enorme quantità di massa, la densità, non si può misurare. No, è un oggetto in cui la massa è tutta concentrata al centro. Quindi 4 miliardi di masse solari concentrate in un punto. Allora, voi dovete capire che se lo spazio-tempo si deforma in presenza di una grande massa, immaginate le deformazioni vicino a quel punto. No? La massa, la densità della massa va all'infinito praticamente, esplode e lo spazio-tempo precipita nella voragine no? fino a perdere di significato, fino a fermarsi, non è più definito. Quindi vedete: si sono trovati i punti in cui qualcuno no? dice che desidera fermare il tempo. Ci sono dei punti in cui si ferma il tempo, però è meglio non frequentarli perché questi punti sono al cuore, nel centro dei buchi neri massicci o compatti che siano, in quei punti virtualmente, in quelle zone, il tempo non esiste praticamente come se fosse fermo. In questo viaggiare tra realtà e fantasia, tutti sogniamo, credo da sempre, l'umanità ha sognato una cosa. Eh, forse voi scienziati l'avete anche esplorata. Possiamo viaggiare in questo tempo? Beh, questo, è già, questo è già più, cioè fermare la freccia del tempo è difficile, impossibile, ma viaggiare è difficile ma non impossibile. Eh, in che senso? Nel senso che potremmo sfruttare quello che sappiamo ehm, per mh, faccia, fare un esercizio di fantasia attualmente, perché oggi non abbiamo le, le conoscenze per farlo, che però non viola le leggi della fisica. Ecco, ci sono esercizi di fantasia che violano le leggi della fisica, quindi eh, fantasia pura, e altri che invece sono semplicemente legati alla nostra difficoltà a, a trovare delle soluzioni, che magari potrebbe essere superata fra 50 anni, o 100 anni, o 200 anni. Quindi, per esempio, eh, viaggiare nel tempo, nel senso di, eh, per esempio, andare nel futuro. Eh, sotto forma mh, quella famosa del paradosso dei gemelli, cioè di viaggiare a grande velocità e quindi viaggiare a una velocità tale per cui il tempo no, eh, per l'astronauta che viaggia a velocità comparabili con C scorre a una velocità molto più lenta del tempo di chi rimane a terra e quindi l'astronave che rientra eh, trova un pianeta in cui anziché essere passati, che ne so, 5 anni sono passati 50 anni, oppure eh, mandare un'astronave vicino a una regione con un'alta deformazione spazio-temporale, buco nero, passare intorno a questa regione alla lontana dall'orizzonte degli eventi, cioè vicino ma non dentro, perché sennò tornare è complicato, cioè, fare un'orbita intorno a un buco nero. Supponendo che ci sia un buco nero a distanza raggiungibile, supponendo di avere un'astronave veloce a sufficienza da poterci arrivare e da poter sfuggire comunque alla trazione gravitazionale, anche in quel caso, questo astronauta che passerebbe un certo numero di tempo, di, 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 di settimane o di giorni, in quella regione in cui il tempo è molto più lento del tempo nostro perché la Terra è un oggetto molto più leggero permetterebbe a questa astronave di arrivare sulla Terra quando qui sono passati decenni, secoli, non lo so, dipende da quanto vai vicino e da quanto tempo passi in orbita. Cioè queste cose sono diciamo, tecnicamente impossibili perché non abbiamo trovato il modo di viaggiare a grandi velocità e perché non abbiamo conoscenze adeguate per avventurarci e esplorare il cosmo su grandi distanze. Ma dire che queste cose non saranno mai possibili non me la sento, no? perché oggi facciamo cose che semplicemente cento anni fa sarebbero state considerate impossibili e sono sicuro che se qualcuno fra 200 o 300 anni avesse gli strumenti tecnici per rivedere la registrazione vorrei evitare che ridesse di noi troppo, diciamo, mettiamola così. Beh, abbiamo fatto un viaggio nel tempo, quantomeno a parole. Eh... Però descrivendo tutto questo ehm, c'è da ricordare anche che alcuni scienziati ipotizzano situazioni diverse. Noi abbiamo parlato del nostro universo, di quello che conosciamo, ma si ipotizzano anche altri universi, canali che ci possono connettere tra il nostro e gli altri possibili universi e in quella dimensione il tempo, per il tempo che cosa potrebbe succedere. Qui, qui però si entra ed è una discussione interessante però si entra nel campo delle congetture e, e io cerco di distinguere sempre quando scrivo e anche quando parlo la differenza fra una teoria scientifica verificata sperimentalmente, le cose di cui abbiamo parlato finora e una congettura la congettura, attenzione, non è pura fantasia, cioè è una teoria scientifica che è consistente con tutte le osservazioni fatte fino a quel momento ma non è ancora stata verificata, cioè a, a, da, la, la congettura produce previsioni che non hanno trovato riscontro finora. Il fatto che non abbiano trovato riscontro può voler dire, a, la congettura è sbagliata, oppure, b, la congettura è giusta, ma gli scienziati sperimentali, i fisici sperimentali come me, non hanno ancora trovato gli strumenti per sottoporre la verifica adeguata. No? Quindi dobbiamo accettare, diciamo però diciamo con rispetto ma anche con un po' di, di con un grano salis diciamo queste proposte che vengono dai nostri colleghi fisici teorici che sono molto belle molto affascinanti ma che però non devono essere date per scontate nel senso non devono essere considerate teorie scientifiche assodate no? prima di scoprire il bosone di X c'erano 100 teorie che prevedevano meccanismi diversi per spiegare le masse delle particelle elementari. Quando l'abbiamo scoperto abbiamo verificato una congettura che è diventata teoria e le altre 99 congetture sono finite, per ora, per ora. No? Però questo è l'andamento della scienza, quindi distinguere una teoria scientifica verificata da una congettura per quanto elegante e suggestiva. Una delle congetture Alcune delle congetture più eleganti e suggestive parlano di multiversi, cioè che essendo nato il nostro, il nostro universo da quel meccanismo casuale a cui avevo accennato prima, cioè un vuoto che fluttua microscopicamente, che si espande, che si trasforma, una metamorfosi del vuoto, è un vuoto che prende una forma. Allora, se è avvenuto una volta questo meccanismo, dicono queste teorie, non c'è motivo per cui non possa avvenire continuamente. Ecco le teorie dei multiversi, cioè che il nostro è un universo di una serie enorme di altri universi diversi, con caratteristiche diverse. Quindi vedete, qui siamo nelle speculazioni. È una teoria che mi affascina, eh, però diciamo, eh, finché non si troverà traccia della presenza di altri universi eh, intrecciati col nostro universo. Oppure alcune di queste teorie prevedono che nel nostro universo compaiano fenomeni, no? particelle che appartengono a loro. No? Potrebbe succedere anche questo, che in certe particolari condizioni siamo in grado di lacerare le barriere e di vedere abitanti, tra virgolette, sto parlando di particelle, che non appartengono al nostro. No? Eh, se tutto questo avvenisse dovremmo ricrederci, ma finché questo non avviene l'idea del, del, del multiverso, come l'idea anche... Eh, della diciamo la, le teorie di, di gravità quantistica Loop o teorie di superstringhe, che sono ehm, bellissime, affascinanti. In alcune di queste teorie, il tempo non è considerato uno, un elemento basilare, no? ma è, è, una, è un, una grandezza emergente: cioè che nasce da uno spazio granulare. E quindi hanno un fascino indescrivibile. Carlo Rovelli, che è un mio amico, è uno dei, dei fautori di queste teorie. Fino a che non c'è una verifica sperimentale rimangono congetture, quindi dovremo per un po', io penso per parecchio tempo ancora, accontentarci di questa nostra descrizione del tempo, così come abbiamo parlato stasera. Vorrei farti un'ultima domanda che è poco fisica e molto umana. Tu sei uno scienziato, come tutti gli scienziati immaginano di fare delle scoperte, è la loro vita, poi magari di conquistare anche il premio Nobel ti sbagli, non è la vita degli scienziati fare le scoperte. Eh, però tu sei arrivato alla scoperta, quindi sei trovato davanti a un passo, a una verifica e quindi hai aperto una nuova finestra. Ecco, umanamente, come si sente lo scienziato davanti a questo grande risultato che appunto cambia le cose, poi chiarisce una natura che era imperscrutabile prima? Sì, è sbagliata l'ipotesi di partenza, cioè, infatti ti ho fermato. No? Infatti lo dico perché ci sono anche molti ragazzi e ragazze in sala. Cioè, fare lo non si fa lo scienziato per fare le scoperte, si fa lo scienziato perché si è curiosi e, e non si ha paura di fallire. Cioè, la nostra missione, il nostro lavoro non è celebrare grandi scoperte. Questo può capitare ogni tanto se hai una fortuna in mano. Ad alcuni fra noi, non capita alla stragrande maggioranza della gente, ma a tutti capita di essere curiosi e di sbagliare. Quindi noi siamo addestrati a sbagliare, Abbiamo, siamo più resilienti, cioè andiamo al tappeto, cioè per, per anni lavoriamo a una cosa, poi questa cosa non funziona e di colpo ti crolla addosso il mondo, no? hai buttato a mare anni di lavoro, soldi, hai rovinato insomma, relazioni, un disastro. Però eh, diciamo, lo scienziato, il, il fisico è quello che dice, vabbè, ok, allora proviamo un'altra strada, ti butti, e ti, e, ti butti alla ricerca di... Qual, di, di un, impari dal colpo e cerchi un'altra eh, un strada. Eh, questo è lo, il vero spirito, è un esploratore che vuole trovare delle strade sapendo che è molto difficile e sapendo che siamo in mille a cercare la strada giusta e se non ci proviamo in mille a battere mille strade diverse nessuno riuscirà a trovarla. E quando tu scopri che non è la tua, è pazienza, diciamo, tu hai contribuito anche esplorando un sentiero che non porta a nessuna parte a, a trovare la strada giusta. Questo è, è l'atteggiamento. È per questo che quando ti capita, come è capitato a noi, di, di, di colpo, diciamo, a scoprire qualcosa, vedere che hai imboccato la strada giusta senza che tu abbia fatto nulla di diverso da tutti gli altri, perché anche chi non è arrivato ha lavorato come te, ha faticato come te. si è ha rovinato il weekend come te, ha avuto passione come te, quindi... però un insieme di circostanze fortuite eh, hanno, hanno fatto sì che tu ti trovi in quel momento al posto giusto. E, e non ci credi, la prima cosa che fai non ci credi. Questo è anche un atteggiamento scettico che devi avere, perché noi non cerchiamo mai i segnali, noi cerchiamo sempre prove che quello che vediamo non è vero. No? Cioè, eh, è difficile da spiegare. Cercavamo il bosone di X, vedevamo qualcosa e non cercavamo di fare in modo di vedere più chiaro questo qualcosa. Cercavamo di, di dire, cerchiamo di interpretare questo come un falso allarme, cioè tutta la nostra ossessione era quella. Uccidiamo questo segnale. Questo sembra un segnale, potrebbe essere lui. Dobbiamo fare di tutto per ucciderlo, no? il contrario di quello che abitualmente si pensa. Lui dice, come uno scienziato vede qualcosa, magari fa di tutto... Per... No, questo è molto pericoloso se uno, perché sei portato no, dalla voglia di scoprire, sei portato a fare degli errori che poi sono gravissimi nel nostro campo. Quindi sei abituato a questa disciplina in cui fai di tutto per cancellare i segnali, per uccidere i segnali, per, per dire non c'è, avete ragione voi, non esiste, anche noi falliremo. Poi di colpo non ci riesci più, cioè, allora di colpo dopo anni e anni di questa disciplina non capisci più niente, cioè, l'emozione è indescrivibile. È come una squadra di promozione che vince la, la, Lega, la Champions League, cioè, non lo so, è come no, qualcosa che non, non ti aspetti, non ci credi. Io, ogni tanto, qui c'è mia moglie, lo dico, mi sveglio la mattina e, e dico: Ma è proprio vero che abbiamo scoperto il bosone di Higgs? Perché è una serie di emozioni talmente. Devastanti che ti prende quando di colpo tutto gira come non te l'eri mai neanche sognato, ehm, che rende quei momenti indimenticabili. Diciamo. E sono, diciamo, si capiscono bene se uno passa per tutto quel calvario, ecco, se uno è passato attraverso crisi, fallimenti, ehm, tentativi che non hanno portato a risultati e poi di colpo. Eh, ti capita di avere quel eh, privilegio di essere fra i primi a vedere un nuovo stato della materia. No? Mi sono sentito come, non so, quei film eh, tipo Jurassic Park, no? in cui i bambini eh, con il, si affacciano sulla radura e vedono i dinosauri. Ecco, essere i, i primi umani a vedere eh, una, un nuovo stato della materia, è, sapendo il ruolo che gioca nel, nella costituzione di questo universo materiale è un'emozione indescrivibile. Bene Guido, senti, noi ti ringraziamo perché abbiamo fatto un viaggio del tempo stupendo, sicuramente abbiamo generato anche molte domande, giustamente e voi dovrete trovare risposte adeguate in un mondo di ricerca che naturalmente deve fare i conti con la società. Abbiamo avuto di recente un premio Nobel che ha detto che eh, ha dimostrato che l'Italia nonostante tutto si fa ricerca, ci sono cervelli che sono davvero importanti per il nostro Paese. Quindi ti ringrazio, credo che la lettura del tuo libro darà altre risposte che oggi non siamo riusciti a dare e adesso facciamo con il professor Francesco Profumo un passo verso la società, la politica, verso quel mondo che dovrebbe garantire a voi altre scoperte. Grazie. Grazie, grazie a voi. il professor Francesco Profumo che è ex presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ex ministro dell'Università e della Ricerca doveva raggiungerci per quest'ora arrivava da Trento eh, sta arrivando abbiamo pazienza qualche momento e poi faremo un viaggio diverso che parte da, dalle parole di Guido Tonelli, ma che arriva a immaginare un paese nel quale appunto bisogna creare le condizioni perché questo avvenga. Purtroppo il teletrasporto non è stato ancora realizzato dagli scienziati e quindi. Ecco qui mi pare che sia arrivato il professor Francesco Profumo. Bene. Scusate. Ciao. Ciao, ben arrivato. Buonasera. Buonasera. Ecco, con me c'è anche il collega della Repubblica Marco Panara. No, scusi, adesso dobbiamo continuare. Accomodiamoci. Prego. Marco. Va bene. Bene. Dicevo prima che... Il professor Profumo, che oggi è presidente della Compagnia di San Paolo, è vissuto nel mondo della scienza, perché oltre ad essere stato rettore del Politecnico di Torino, appunto è stato anche ministro, presidente del CNR, quindi ha vissuto i drammi della crescita della scienza nel nostro Paese. Abbiamo avuto un recentissimo nove che ha dimostrato che nonostante tutte le difficoltà, sappiamo anche esprimere dei valori e arrivare a risultati straordinari. Ma oggi la situazione è così corrispondente al risultato eccezionale che abbiamo ottenuto, secondo te? Innanzitutto mi scuso veramente del ritardo, ma purtroppo avevo un consiglio che ha avuto un punto un po' di difficoltà e quindi sono arrivato, ma non mi lasciavano... Nonostante lo facessi a distanza, quindi mi scuso veramente molto per questo. No? Non è parte del mio modo di operare, ma non, dipende, non è di peso da me. Allora, ehm, il tema che tu poni eh, è un tema molto interessante, no? Eh, che è un po' lo specchio di questo paese. Un paese che negli ultimi vent'anni ha avuto una crescita zero virgola, e se andiamo a vedere, probabilmente una delle ragioni è proprio il ridotto investimento sulla filiera complessiva, educazione, ricerca e innovazione. Dall'altra parte però è anche un paese che grazie alla qualità delle sue persone ha dei risultati eccezionali. Pensate che eh, oggi è in termini di numero di vincitori di Grant IRC secondo in Europa, solo dopo la Germania. Poi se andiamo a vedere abbiamo solo che un terzo dei vincitori italiani vengono a svolgere la loro ricerca in Italia, quindi abbiamo sempre questa difficoltà. Dall'altra parte se andiamo a vedere quanto sono cresciute le citazioni dei ricercatori italiani negli ultimi vent'anni, siamo superiori a qualsiasi altra e siamo superiori... Alla, non solo alla media europea ma anche ai, tra i migliori in Europa. Allora eh, Giorgio Parisi rientra in fondo in questo paese che non so se dobbiamo giudicarlo positivo o negativo ma è capace di questi tipi di performance. In realtà Giorgio è un ricercatore di grandissima esperienza, di grandissimo valore, è uno dei padri della teoria della complessità. E quindi è una persona che merita il riconoscimento che gli, è, che gli è stato dato. Ma attenzione che eh, probabilmente il settore di cui lui si è occupato è uno di quei settori che non ha bisogno di così grandissimi investimenti. Noi dove siamo veramente deboli è dove abbiamo bisogno di risorse. Importanti perché sono strumentali solo, ma sono strumentali all'ottenimento dei risultati. Ne, 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 sul tema de, dei sistemi complessi, eh, questi investimenti non sono certamente paragonabili agli investimenti sulla fisica delle alte energie, tanto per farvi un esempio, piuttosto che su alcuni temi collegati alle scienze della vita. Quindi. La, la mia risposta è: è un paese eh, così eh, con tanto bianco e tanto nero, però poi gli uomini fanno la differenza. Ma dicevi, eh, citazioni: no? tra i... noi abbiamo un certo numero di scienziati che hanno effettivamente un alto livello di citazioni. Il 70% dei più citati sono astrofisici per cui pochi investimenti necessari, eh, tra i primi dieci più citati solo uno lavora in Italia, gli altri lavorano tutti all'estero, quindi noi produciamo scienziati ma non li mettiamo in condizione di fare scienza, cioè di fare ricerca. Ecco, quali sono secondo te le leve? Le risorse va bene, ma quando abbiamo un'università in cui il 15% dei docenti c'è cioè meno di 40 anni, Forse bisogna prenderla un po' più alla larga, cioè risorse va bene, ma ci sono anche altri meccanismi che forse bisogna mettere in campo. No? Sì, il, il, quando parliamo di risorse, credo che non, non diamo la eh, giusta rappresentazione del tema. Io sono molto d'accordo con te, perché poi le risorse possono essere ben investite o mal investite, le tante o le poche che siano. Indubbiamente. Il nostro paese, se andiamo a vedere, con le risorse che ha a disposizione, ha dei risultati superiori a quelli che noi ci potremmo aspettare. Eh e da questo punto di vista dobbiamo dirlo. Eh, pensiamo eh, ai, ai risultati che sono stati ottenuti nel corso degli anni, anche nelle competizioni europee. Nelle competizioni. Sono certamente di buon livello. Naturalmente, il paese è molto maculato, eh, non è che sia tutto bianco ma c'è anche del grigio e c'è anche del nero io credo che quello che manca è un qualche cosa che è simile anche per il tema dell'istruzione la filiera è un, quindi la filiera di educazione ricerca e innovazione è una filiera che deve stare tutta insieme nel senso che noi non potremo avere dei grandissimi risultati in ricerca se non abbiamo un sistema educativo che ci formi dei buoni ricercatori e questo è la stessa cosa per la parte dell'innovazione. Dove sta il problema serio? Il problema è che eh, in, nel corso di questi anni, forse anche per la frammentazione politica, noi non abbiamo avuto una sufficiente attenzione a tutto. Quel comparto di investimenti, che è relativo a quelle cose che hanno dei ritorni sui tempi lunghi. In fondo il paese ha vivacchiato un po' sul, eh, sul tempo breve. Non ha aiutato il fatto di avere un governo ogni 18 mesi. Adesso la, la Presidente Merkel ci piacerà tanto o ci piacerà un po' meno, ma è stata 16 anni e lei ha potuto fare le grandi riforme, ha potuto fare i grandi investimenti. I paesi del nord Europa, che certamente eh, sono paesi di riferimento in questo momento, hanno, rifatto, hanno fatto le riforme dei sistemi educativi in vent'anni. Ma questi numeri sono numeri normali. Pensiamo che i bambini che hanno iniziato la prima elementare quest'anno finiranno le scuole medie nel 2029 le scuole superiori nel 2034 e l'università nel 2039, che sono 20 anni, sono 18-20 anni. Quindi credo che eh, per poter dare una risposta alla tua giusta domanda, il Paese debba investire non solo sulle cose che servono nell'immediato, ma soprattutto nelle cose che hanno una... Un ritorno lungo, un ritorno nel tempo. Vi faccio un esempio. Eh, io faccio la, da, da, da molti anni il presidente della fondazione Bruno Kessler, che sta a Trento. Eh, è una fondazione relativamente piccola perché ha eh, circa 400 ricercatori e 150 dottorandi, però è una vera chicca, non solo nel nostro paese in, ma in Europa. Ebbene, quest'area qua del paese. È un'area in cui un signore nel 1962, che si chiama Bruno Kessler, eh, durante un, un comizio disse eh, una cosa estremamente interessante, che il Trentino, che era uscito dalla guerra molto povero, non poteva vivere di sole mele, ma che doveva investire in educazione, ricerca, innovazione e internazionalizzazione. Ebbene, e, e i politici si sarebbero fermati lì. E lui, L'anno dopo istituì l'Istituto Trentino di Cultura, che è la madre della Fondazione Bruno Kessler, e l'anno ancora dopo l'Università di Trento. E dopo due anni disse un'università con un solo corso di laurea, quello in sociologia, non è un'università. E attivò il corso di laurea in economia e il corso di laurea in chimica. Ecco, io credo che queste sono le cose che dobbiamo dirci e che dobbiamo però perseguire seriamente. C'è un altro aspetto, un eh, noi formiamo dei buoni scienziati, dovremmo formarne di più, infatti abbiamo troppo... M -m Mentre parlavi mi veniva in mente, io non sono un grande appassionato di calcio, ma ho visto che c'è una grande polemica sul fatto che noi abbiamo una quota di, di calciatori italiani in Serie A molto più bassa rispetto alla Spagna, alla Francia, eccetera, perché si investe poco nelle giovanili. È un po' la stessa cosa, cosa, no? Stessa cosa. È una cosa che possiamo capire benissimo. Però che succede dopo? Noi produciamo dei buoni scienziati, in, non in tutti i settori, ma in alcuni settori sicuramente la fisica è uno dove noi siamo, eh, ma anche nelle scienze della vita abbiamo dei, dei buone, delle buone scuole. Però è difficile che questi scienziati riescano a poi a fare, a, a, a sviluppare in Italia le loro ricerche. o che siano incentivati a stare in Italia. Cioè, voglio dire, il riconoscimento anche economico di uno scienziato non è confrontabile con il riconoscimento economico di uno scienziato in Germania. Ecco, e lì non possiamo forse... Perché è giustissimo quello che dici, che dobbiamo costruire nel, nel lungo termine una, una struttura che regolarmente produce scienza, no? In maniera significativa. Però intanto... Mentre facciamo questo percorso di medio e lungo periodo, non potremmo forse cercare di non soltanto di farli ritornare perché gli scontiamo le tasse per qualche anno, no? ma valorizzandoli davvero. I tema che tu poni sono due: uno è il tema di mettere a disposizione degli scienziati laboratori e laboratori di qualità che vengano aggiornati con, con continuità in cui ci siano investimenti continui. E il secondo è la trazione salariale. Questi sono eh, due temi evidenti che il Paese in questi anni non ha assolutamente eh, tenuto in considerazione. I nostri stipendi, sono certamente, i nostri salari sono certamente inferiori rispetto a quelli dei grandi Paesi che si occupano di questo. E sono anche molto, eh, lasciatemi dire, livellati, nel senso che non c'è riconoscimento per eh, le persone di maggiore qualità e credo che questo, il merito, eh, non tanto la meritocrazia, io dico veramente il merito, credo che debba essere tenuto in conto. Queste sono attività in cui eh, c'è la passione prima di tutto, ma ci vogliono anche delle, dei neuroni particolari, i neuroni non sono tutti uguali, non è vero che ce li abbiamo tutti uguali. E dall'altra parte c'è il tema degli investimenti strutturali. Allora, di nuovo, perché questo non succede? Io credo che il tema sia che questi tipi di investimenti non, danno, non portano voti, perché non danno risultati sul breve termine. E noi, avendo una frammentazione di questo tipo, eh, del, della politica di per sé stessa, non nel, proprio nell'agire nella, nella della politica, un'attenzione verso gli investimenti di lungo termine. Adesso in questo caso sono investimenti infrastrutturali e di riconoscimento, però eh, non portano voti fondamentalmente. Credo che questa sia la vera... E quindi è necessario un cambio culturale. La cultura anche una pressione cosa... ma... dell'opinione pubblica. Sì. sì, ma credo che ci sia anche un altro elemento che vorrei sottoporti. Ehm, cioè noi guardiamo questo mondo della ricerca in un modo forse superato. Il mondo della ricerca privata, per esempio negli Stati Uniti o in altri paesi, è molto più attivo nel sostenere questa prospettiva. Tra l'altro in un dialogo con il mondo pubblico molto più intenso. Il rapporto industria-università è una, un rapporto diretto da noi se un universitario va nell'industria non tornerà più in università e tu lo sai benissimo, venendo da quel mondo. Quindi c'è un approccio che è decisamente superato. Le iniziative private in altri paesi sono una fonte di ricchezza per fare ricerca che da noi non esiste. Ci sono degli esempi, ma sono delle eccezioni, non sono la regola. E questo credo che ha portato a un altro elemento, immagino, e cioè la ristrettezza delle applicazioni. Cioè noi, come diceva Marco, produciamo molta teoria, facciamo molti paper, siamo ai livelli tra i primi anche nei confronti di grandi paesi come gli Stati Uniti, però siamo tra gli ultimi nella graduatoria di coloro che brevettano. Quindi vuol dire che c'è di mezzo qualche cosa, c'è un baratro che non riusciamo a colmare perché manca un rapporto reale, vero, tra un mondo privato e un mondo pubblico in realtà. Condividi o... Beh, qui eh, ci sono due temi che, che entrambi eh, vanno in questa direzione. L'uno è il rapporto pubblico-privato. Eh, mentre in molti altri paesi c'è una continua mobilità da pubblico a privato e da privato a pubblico e questo è un modo sano di lavorare perché in realtà più esperienze fanno le persone più hanno capacità di eh, tenete presente che anche nelle nostre università quando abbiamo persone che hanno fatto esperienze di tipo industriale o in ricerca industriale, per i nostri studenti sono un grandissimo valore anche perché Molte di queste persone hanno avuto l'opportunità di utilizzare apparecchiature eh, diciamo più hard di quanto non si possono trovare nelle nostre università, perché nelle nostre università in questa povertà c'è una povertà anche di tecnici di laboratorio e per mantenere i grandi laboratori, non solo quelli che sono realizzati con eh, hardware e software, hanno bisogno di persone che abbiano competenze dedizioni, esperienza e questo si è perso nelle, anche nelle grandi università, anche nei politecnici. Le grandi apparecchiature, i grandi laboratori non ci sono più e questo credo che sia un elemento eh, molto rilevante. Il secondo è che eh, anche il privato in genere ha pensato che eh, il... Diciamo, L'intervento pubblico non sia un elemento diciamo, centrale nel suo, nel suo sviluppo. In molti casi, a parte che eh, percentualmente è un valore basso l'investimento che fa il privato, perché se andate a vedere sull'1,4% di investimento in ricerca e sviluppo lo 0,9 è pubblico e lo 0,5% per arrivare all'1,4 è il privato e poi bisognerebbe andare a vedere quanto di quel privato lì è privato vero esatto. e quanto invece è semplicemente drenaggio dal pubblico verso e quindi se andiamo a vedere veramente molto poco da questo punto di vista. E questo perché? Beh, un elemento certamente rilevante è quello che noi non abbiamo più grandi aziende, abbiamo un numero limitato di grandi aziende. Ed è chiaro che con una eh, situazione come quella del nostro paese, in cui abbiamo una prevalenza di eh, medie e piccole aziende, queste non hanno la forza di fare grande eh, ricerca. Fanno della buona innovazione, questo sì, perché il paese ha certamente una creatività, una capacità di adattamento da questo punto di vista positivo, ma le aziende piccole e medie hanno veramente difficoltà a fare. Ed avendoci noi poche grandi industrie, se ci confrontiamo so, con la Francia, con la Germania, capiamo il perché la ricerca privata è una ricerca molto più povera nel nostro Paese. Credo che questo sia il secondo elemento, quindi proprio di strutturazione del nostro mondo industriale. Eh, tu sei Presidente della Compagnia di San Paolo, che è la seconda più grande fondazione italiana, e forse sei ancora Presidente anche dell'ACRI? sono presidente anche dell'associazione delle fondazioni che destinano una quantità significativa di risorse nel panorama italiano anche alla ricerca. Lì può essere interessante capire quali sono i meccanismi di assegnazione delle, dei fondi, perché lì eh, diciamo c'è un meccanismo competitivo in un certo qual senso. No? Fate dei bandi. Ecco, che questa esperienza è replicabile. Per esempio, negli Stati Uniti funziona molto così, che ci sono delle indicazioni di policy di ricerca e poi ci sono dei sistemi di bandi per finanziare i soggetti pubblici e privati che partecipano a questa cosa. In Italia voi siete un, diciamo, non sono risorse comparabili, ma sono risorse che si misurano nelle decine, forse qualche, qualche centinaio di milioni e per i livelli nostri sono cifre molto importanti. Questa vostra esperienza è un'esperienza che può essere, diciamo, replicata che tu suggeriresti di allargare anche i meccanismi di finanziamento pubblico della ricerca? Allora, intanto eh, due parole su chi sono le fondazioni di origine bancaria, perché non credo che le persone tutte lo conoscono. Eh, All'inizio degli anni 90 eh, ci fu una legge che aveva come primo firmatario il Presidente Amato, in cui ci fu la separazione del business dalla filantropia, principalmente per le casse di risparmio le casse di risparmio, forse lo ricordate, loro avevano un'azione filantropica molto rilevante sui nostri territori e questo fu scorporato dalle banche e furono costituite le fondazioni. Le fondazioni oggi sono 86 in Italia che sono associate all'ACRI, l'acronimo ACRI significa ancora Associazione Casse di Risparmio Italiane, quindi l'origine è ben determinata. E le fondazioni nel loro complesso hanno un patrimonio di circa 40 miliardi e una capacità erogativa per anno di circa un miliardo. Le fondazioni non sono distribuite in modo omogeneo nel nostro Paese, al sud ce ne sono molto poche, tra sud e eh, isole ce ne sono solo sette e l'erogazione ehm, in quella parte dell'Italia è sotto il 5% con un PIL complessivo di circa il 30, quindi la situazione. Poi le fondazioni hanno cre creato, ormai da molti anni, una fondazione che si chiama Fondazione con, con il Sud, che è finanziata dalle fondazioni e dalle altre, e quindi si raddoppia la capacità erogativa, ma è sempre troppo poco. Le fondazioni quando sono nate non avevano eh, una strategia, e in molti casi soprattutto i giornali le indicavano come bancomat, nel senso che si chiedeva e le fondazioni eh, rispondevano alla richiesta, co proprio, proprio come un bancomat quando mettiamo la nostra tessera. Eh, adesso quest'anno compiono 30 anni, sono molto maturate, le fondazioni eh, sono mo anche molto diverse perché le prime 10 in termini di patrimonio e quindi di capacità erogativa valgono quasi l'80%, quindi sono queste 10 che hanno. Però attenzione, c'è una cifra che non si tiene mai conto: che è la, il rapporto tra la capacità erogativa o il patrimonio di una fondazione e il territorio di riferimento. Se prendete la Compagnia di San Paolo, che è la seconda più grande dopo la, la Fondazione Cariplo, ha un patrimonio di 7 miliardi e 700 milioni, eh, quindi quasi 8 miliardi, e ha un. Eh, diciamo cittadini di, eh, di riferimento nel suo territorio di circa 6 milioni e mezzo perché ha il Piemonte ma anche la Liguria e la, la piccola ehm, Valle d'Aosta quindi se voi andate a fare se, se dividete parliamo in termini di eh, patrimonio 8 miliardi diviso 6 milioni e mezzo diventano circa 1300 eh, eh, euro a persona ebbene se andate a vedere ci sono molte fondazioni piccole che hanno questo rapporto molto più grande. Se prendete la fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, per esempio, che è una fondazione abbastanza grande, ma ha un patrimonio di 1 miliardo e 200 milioni, quindi un sesto rispetto, però ha solo 400 mila persone di riferimento, e allora sono circa 3 mila euro. Questo per darvi un po' l'idea di quanto è variegato. Ebbene, le fondazioni hanno due obiettivi: uno un obiettivo di tipo sociale e l'altro eh, di crescita economica di investimento per la crescita del Paese, per lo sviluppo del Paese e i settori di, di investimento principali sono eh, l'istruzione, la ricerca, eh, la, le politiche sociali, arte e cultura, eh, sanità ed ambiente, dove la parte relativa a istruzione, ricerca e mettiamoci oggi anche l'innovazione eh, supera il 30% sul totale, che vuol dire che sono dei buoni numeri. Quindi circa 300 milioni? Circa 300 di milioni. Eh, adesso ehm, la capacità poi di interagire con i soggetti beneficiari è diversa di una grande fondazione come la Compagnia di San Paolo e una fondazione piccola. Per esempio noi abbiamo degli accordi dei, eh, pluriennali con le università, con 5 università. Nel nostro caso sono Università di Torino, Politecnico di Torino, Piemonte Orientale, ehm, Federico II a Napoli e Università di Genova. Federico II perché il Banco di Napoli fu acquisito dall'Istituto San Paolo di Torino, quindi c'è una forma di riconoscimento. Insomma, di questo E Genova eh, con la situazione molto complicata della cassa di risparmio di Genova, eh, cioè, l'azione della compagnia è un'azione di supplenza. Ebbene, quindi nel caso del. del um, queste convenzioni che nacquero quando io facevo il rettore, facevo il rettore e fino ad allora non, non c'era un rapporto tra la compagnia e il Politecnico, ma c'era tra la compagnia e i ricercatori del Politecnico e quindi nel, nel bilancio del Politecnico non c'erano risorse. E io mi ricordo che parlai con la loro segretaria generale e dissi noi ci conosciamo bene, sai quanto? Io credo che sia necessario un rapporto alla pari: cioè istituzione compagnia, istituzione Politecnica. Francesco Profumo, lui si chiamava Piero ehm, Gastal Gastaldo. Va bene, ma non va bene le cose. Mm. E lì allora incominciamo a avviare questo percorso pluriennale di eh, convenzioni. E, e, e mi ricordo che eh, quando dissi questa cosa, lui mi disse: Ma che cosa vorresti fare? Io dissi. Erano circa 300 i progettini dei, dei miei colleghi. Insomma. Io credo che in quel momento storico in cui le università avevano un finanziamento ordinario che era un po' più alto dell'attuale, adesso quest'anno aumenta, però era un po' più alto. Però il rapporto tra il, le spese per il personale e il, eh, il, il fondo di funzionamento ordinario per ciascuna università era intorno al 90%, quindi non c'erano risorse fondamentalmente, perché poi un po' di spese di illuminazione, pulizia, riscaldamento. E allora gli dissi, le università avrebbero bisogno di avere risorse libere per progettare il loro futuro, quelle cose che ti dicevo inizialmente, cioè di avere una visione lunga. E lui mi disse, ma che cos'è che vorresti? E io allora gli dissi... Tre soli grandi temi. Allora avevamo un tema importante che era quello di avere un IRP per le università, perché avevamo bisogno di imparare a gestire i dati delle, per poter fare programmazione, e questo era estremamente rilevante. Il secondo era sui servizi dematerializzati per gli studenti, e il terzo sull'attrazione di studenti provenienti da altri paesi. Quindi di lì nacque questa cosa per cui a poco a poco poi le, le, le fondazioni hanno imparato e le università. Adesso che c'è una situazione un po' diversa, io con i miei eh, colleghi rettori, eh, con i quali naturalmente eh, ho una frequentazione, dico loro, guardate, in questo momento che c'è un po' più di risorse, il PNR insegna, l'Europa insegna, probabilmente eh, sono più interessanti risorse per i processi più che per i progetti, perché in questo momento il Paese ha una carenza di competenze e di capacità di gestire processi in qualità e velocemente. E quindi anche questa, in questo momento c'è una trasformazione di queste convenzioni, da convenzioni che hanno finanziato tendenzialmente eh, progetti a fi a che finanziano processi. Poi naturalmente facciamo invece bandi per la ricerca, poi facciamo bandi per eh, diciamo, l'attrazione di eh, ricercatori dall'estero. Per esempio eh, nel caso nostro, ma anche Caripo lo fa, abbiamo una, sempre una grande attenzione a ricercatori che siano stati eleggibili su un grant IRC, ma poi non siano rientrati nel, nei finanziati perché non c'era. allora in questo caso facciamo interventi. Quindi le fondazioni fanno una buona, ottima operazione e la fanno anche eh, diciamo pensata, ecco, non, i soldi no, sono importanti, non bisogna buttarli via. Bene Presidente, insomma queste parole magari tracciano un futuro un po' diverso. E speriamo perlomeno che contaggino anche altre realtà e quindi muovano una prospettiva. Poi c'è anche PNR che ci regalerà un po' di risorse. Quindi ti ringraziamo di aver condiviso. vi posso, posso, posso forse dire una cosa ancora che mi sembra interessante. La, la, la Compagnia di San Paolo, per esempio, ha una relazione con una fondazione di Harvard che si chiama Armenise, sì. molto nota, e per esempio spesso abbiamo fatto qualche volta delle, dei, dei cofinanziamenti, in modo tale che riusciamo a riportare, per esempio, in Italia degli ottimi ricercatori che hanno, avrebbero difficoltà a fare questa cosa. Ecco, io credo che bisogna lavorare di più insieme, con una visione però eh, possibilmente di lungo termine, in modo tale che aiutiamo questo Paese anche dal punto di vista proprio culturale a cambiare la percezione. Come abbiamo detto, quello zero virgola è figlio dei pochi investimenti, soprattutto su istruzione, ricerca e innovazione. E quindi io mi auguro che questo momento cambi e che sia possibile veramente avviarci verso una soluzione migliore. Ti ringraziamo molto. Grazie. Grazie.